Ecco la risposta, Adesso Leonora. Adesso la però fai partire anche tu. sì, Ecco. allora, questo va, questo qui è questo già è sì. registrando io. Così siamo in due, ci abbiamo senza mai. Lo sto registrando. Perfetto, grazie. Prova a tagliare quello, però se avete quella la spina te ne devo dare No, un'altra. non è questo il cavolo. Molto bene. La mia giacca, scusami, mi disturbo un Voi vedete lì tutto? Sì, va, non fa quello che faccio qui così. Aspetta, adesso ci sono io, però da lì sì, adesso inquadrate il tavolo, perché Puoi sì. avvicinare Un po' il computer, avvicinare un po'. Vuoi vedere se Però una sedia non va bene qua. O lo tieni, se no lo metti di qui e guardiamo l'inquadratura però. più che guardare, ecco, secondo me bisogna ascoltare. No, vabbè, però devi anche vedere. Così fa giusto così. Adesso proviamo a sederci così vediamo se ci vede, se no facciamo così. Ciao Barbara! Ma fate tutto dal telefonino? Eh sì. Oh, buona. Ancora il mio lavoro. Sì, oh, meno male, vedete che l'ha capito uno che Sì, sono. d'amore, Vai a fare il giardiniere tra un po'. Telefonini, sì, allora. Sì, così ci vedete. Dopo ci sarà il bottino. No, c'è già. Senti, io ti metto, Mauri. Guarda. Ok, questo mi fa avvicinare un po' il tavolo perché sennò la presa così non Sì, arriva. spostami la sedia, per favore, di c'è il sedere. Prendiamo una tavola rotonda. No, però E qui vieni da dietro, guardo io in eh no? quadratura, eh. Così, ok. Così, vieni qua vicino a me. No, vieni, vieni, Aspetta, dove aspetta, vado? dove vieni qua? Una buona Dove parte. preferisci, Mauri? Mette prova a sedere. Ok. Pronto? Ma non sei con l'audio adesso? Apertura microfono a Barbara Banco, grazie. Se no non può parlare. Il paese è lì che non sentiva. Un attimo, perché ho difficoltà. Allora, vediamo se funziona. Ok, Così funziona, sì, grazie Marestella. no, ti faccio coorganizzatrice, va, perché non permetto agli altri di Per non fare intervenire. disturbo, infatti Grazie, io grazie. ma non è che devo intervenire, è solo qualcosa da dire di armonica 2 minuti prima. Ok, vai, vai. Tanto abbiamo già parlato con Monica, abbiamo già parlato, già abbiamo detto diverse cose. Sì, saranno zitti. Ci stanno dicendo che quando si comincia, se si sta zitti è meglio, ecco, di non parlarci sopra. E anche, ecco, volevo dire questo, non vi parlate neanche voi lì sopra. Beh, capito? Aspettate sempre che l'altro abbia finito di parlare e poi sentitevi nel momento Sì, giusto. esatto, se no finisce come il processo di Biscardi, ok? Esatto, che non ci si capisce niente. Ok, perfetto. Io sono. Andiamo, santo, siamo già live. Io chiudo il microfono e attendo. Grazie di aver Allora, parlato con l'organizzatore. Sì. Barbara, stiamo Sì. registrando in due, sia io che Barbara, perché non facciamo live finché non vanno in live loro, ci hanno chiesto. Va bene, Loro la perfetto. passeranno stasera. Ok, allora non è una live. Non è live, è Ha detto di purtroppo no. È giusto. tipo una differita, Barbara. Stasera va in differita tutta. Che Stasera va in differita. ok, c'è l'audio. Però hanno detto che non tagliano niente, ci No, hanno garantito questo. Monica, Sì. alza la mano così rimani su. Ah, ok. Ok, magari chi ce l'ha lo può mettere addirittura in primo piano, giusto? Quindi Barbara, abbiamo accettato di non Va mandare bene. subito in live, noi la manderemo stasera con loro. Esatto, La esatto. mandano alle 8:30 e noi faremo la stessa cosa.
Ok, registriamo anche la trasmissione, visto che non riusciremo noi a vederla, no? Non tutti potranno vederla, da registrare anche la trasmissione. Ah, ok, e perché qua era Monica, fatta. non ti dimenticare che la mano ti si abbassa, eh? Vabbè, io non tocco più niente, No, Barbara. No, adesso apri la mano. va in differita Adesso stasera. esatto. Allora, la mano è già alzata? Sì. No. Ok. Ti Sappiamo con ascoltiamo. Fausta di Lombardia TV al telefono con Antonio. Ok, così ci vedono, sì, così ci vedete. Togliamo questa. Così ci vedete, sì. Sì. Adesso con calma ti Antonio è aggiorno. qua. Ok. Buonasera, No, però mi chiedono perché siamo qua, devo dire ah, che perché voi avete fate visto questa parte, cosa? esatto, capito? Adesso. Roberto, mi senti? Sì, buongiorno, mi sentite? Sono qui con Monica, a casa sua, Provaglio di Grazie Zè. per aver accettato il nostro invito. Grazie. Allora, lei può immaginare che io sono fuori dal giro, diciamo, con la comunità, quindi metà delle volte dirò castronerie, mi perdoni in anteprima se dico qualche boiata, ok? Va bene. Te l'ho già battezzata io con le cose. Riusciva a parlare meglio. Sì. Capite? Va bene. L'importante è che siamo qua per la verità, poi basta, Va altrimenti. bene. Noi partiamo ovviamente dal fatto di cronaca, che è un po' su tutti i giornali, chiederei a lei di dirmi la sua, per aiutare gli ospiti in studio che hanno il piacere di fare delle domande e di capirci, perché cosa ripetiamo non riusciamo a Ci capire. sono gli ospiti e poi, vabbè, questa cosa di cronaca non, io non ero minimamente informata. La cosa di cronaca ci sono delle bollette di cui Non parlavo. ho capito. Gli ospiti sono Sabina Negri, giornalista, il nostro scrittore Ilario Bigione, già comandante dei vigili, Patrizia Gruppelli, giornalista, Daniele Derrante, grande esperto del mondo. Allora conoscerà un PPT. Non esiste tutt'oggi. L'unica cosa che io non lo vedo in faccia è una bella cosa. Non è per niente una bella cosa non vedervi in viso, eh. Come faccio? Non c'è. Come state a vedere almeno chi è, però. Siamo nero. Ah, è nero lui Ok. adesso. Yeah. Ma Matteo, questo puoi anche far vedere, Monica? puoi mettere un attimo l'onda che Monica vuol vedere in faccia gli ospiti, per favore? Lui Matteo? parlava di cronaca di cui parlava, che non è cronaca poi, perché hanno preso una denuncia che è Matteo, stata fatta un anno fa, puoi ma mandare non due c'entra secondi? No, niente. perché se prima di partire Monica voleva vedere gli ospiti che sono. Se mandi. Perché mi si mandava e chiedevi mandare faccio parlare di scorpo, diciamo, devi sì, pagare no, ma in non realtà serve. per 1 euro di IVA che non paghiamo, loro ti staccano la corrente, Sì, non per il ma consumo noi di quelle gliene IVA avevamo pagate tutte, però e noi non avevamo scorporato nulla. del dinero. Questo è il marco video. Matteo, mi senti? Non lo vediamo più. E che vuole l'ultima? C'è sto coso in mezzo che Però si copre, non si può. ok. Per Lombardia. Ah, sta già pubblicando cose senza No, parlare con me. non sta Sta registrando, registrando. lui sta facendo delle Sta prove per facendo far delle prove con la vedere regia alla l'inquadratura. regia l'inquadratura, Che cosa si sente no? l'audio? Non sono tutti zitti. No. Questa è una. Sì. E li stanno inquadrando per far Fai vedere vedere l'inquadratura le fino a fondo. inquadrature. Quello Questo è il mio non vedo. conduttore. Questo è il conduttore. Si parte. Il documento che lui aveva in mano è quello che vuoi, quello che c'è stato. Dove l'hanno preso? Io voglio Questo sapere qua. dove l'hanno preso, perché in frode stanno facendo Però è quello le cose. che tu hai mandato, giusto e corretto?
Non lo so perché non lo vedo. Se è la fattura, non sappiamo se è quella per il gas e non sappiamo se è quella della corrente, perché quelli della corrente forse non abbiamo fatto nella fattura. Vabbè, però è quella. Dove E dove l'hanno presa? Cioè, l'hanno presa? e dove l'hanno presa? Capisci? Perché ho qualche zoom, ho sul sito, quindi se siete andati sul sito e vi siete informati, non dovete dire queste cose. No, va E poi bene, però questi non si sa neanche bisogna che ne motivare sono. perché siamo qua, capito? Questo è il discorso. Noi Sì, partiamo da questa ecco, domanda. e devo essere qua per sapere chi siamo Esatto. noi. Bravi. L'apertura di trasmissione, ci occupiamo di quello che sta accadendo nel Bresciano. Questo è un documento, è firmato con il sangue, sembrerebbe, che è stato inviato al sindaco di un comune per dire noi non paghiamo bollette, le bollette insomma sono illegittime e questi, non so se chiamarli addetti oppure membri di questo gruppo che si chiama, lui, non so, Marta, per farvelo dire bene il nome del gruppo, Marta Lovello, il collegamento dalla casa di una di queste persone, anzi, dalla persona titolare di questo Persona, documento. Buongiorno. la donna. Buongiorno, sì, vi sentiamo, buonasera a tutti. Io sono qui con Monica, che appunto fa parte del popolo di Noi è Io Sono, così loro si definiscono e questo è tale. Grazie intanto ovviamente per averci aperto le porte di casa. Mi stava già correggendo perché non era corretto tutto il nome, prego. Noi è Io Sono. Noi è Io Sono, buongiorno a tutti, One People, la nazione, I am. Ok, La nazione ed è il nome, non è un gruppo, questo Dio movimento santo, di non è livello un movimento, la devo correggere. Intanto grazie alla signora perché è la prima volta che uno dei membri di questo gruppo decide di parlare con noi. Ce ne siamo occupati perché l'altra settimana abbiamo visto la donna che è stata fermata con la patente, firmata con sangue, in realtà non è una patente ma l'Universal Pass. Adesso su tutti i giornali, lo vediamo quest'oggi, possiamo andare sul Corriere della Sera e su Repubblica, si parla molto di questo documento che è stato inviato al comune, siamo i seguaci della setta non pagano le bollette, fattura firmata col sangue a prefetto e questore. Diciamo che questa fattura è stata mandata dalla signora che è lì con te, Marta, giusto? O meglio, Sì, che ci ospita in casa, giusto? esattamente. Intanto questo è il sangue, tra virgolette, nel senso che appunto Monica ci tiene a definire, è inchiostro rosso e quindi ce l'abbiamo, è già una cosa, l'abbiamo raccontata. Dopodiché Monica. Come tutti, tutto il popolo, ma come anche Eder Antrucci Gerard, perché parte da qui per far vedere che gli uomini sono vivi e non finzioni. Anche lei ha siglato con la penna viola, che è con capacità giuridica l'inchiostro viola, e con l'inchiostro rosso, semplicemente. No, mi scusi, la fantasia dei giornalai, e spero non siate voi, perché Marta stamattina mi ha dimostrato tutta un'altra cosa. La fantasia dei giornalai naviga tantissimo, ci definite in mille modi che non sono, quando siamo un popolo e siamo sempre stati un popolo aborigeno, indigeno di questa terra italica, come la definiamo Sì, ma comunque noi. per far capire i nostri telespettatori, poi voglio far intervenire tutti quanti, così almeno ci capiamo, perché giustamente io da quello che ho capito siete più di 10.000 in Italia, è una grande comunità del Bresciano che gira con patenti firmate con l'inchiostro che sembra sangue, come dice lei, oppure che non paga bollette e manda questi documenti siglati con l'impronta digitale che sembra sangue, ma ci ha fatto capire lei che è un messaggio. Allora, cioè, mandato ci racconta l'episodio che la riguarda direttamente. Guardate. Che cosa È successo di nuovo. La setta complottista denominata Noi è Io Sono è tornata alla carica contro le istituzioni. Il documento in nostro possesso, firmato ancora una volta dal sangue, è stato inviato da due adepti come diffida per la società energetica, la Avon Energia, perché colpevole, secondo lui, di aver distaccato la corrente a seguito del mancato pagamento delle bollette. Perché, come vedete, è stata inviata alla polizia locale di Seo, ai carabinieri, al questore, al prefetto, a un idraulico e ai sindaci. Ma allora, secondo me, ha parlato in quel corso che ha scritto. Allora non diamo la risposta.
Sì, io credo che me la salutarlo. Spesso gli atleti, gli io sono, avrebbe valore quello che hanno ribattezzato il diverso diverso. Abbiamo cercato di vedere spiegazioni proprio. Passo utilizzato come documento valido per prendere un aereo, sostengono su loro siti, o addirittura con le forze del ora che la pelle, senza la tua casa, se c'è una lingua quella giornale. Io ringrazio Monica, donna giuridicamente viva, mi hanno detto di dire che è in collegamento con voi perché a differenza della signora della patente, che prima che vedete che si è messa il cappuccio, si è voluta collegare con noi e ha accettato di fare due chiacchiere in diretta facendosi vedere e spiegandoci le sue ragioni. Le chiedo, signora, ma quindi lei adesso è senza elettricità, senza gas, visto che qualcosa vi hanno staccato, mi faccia capire a che punto siamo? E poi perché ha mandato questo documento timbrato con sembo sangue, ma abbiamo visto che è inchiostro rosso. Allora, perché cioè, fate delle accuse senza sapere le cose? Le cose sono chiare da più di 11 anni. Aspetta, fatemi sentire prima, poi arriviamo. Dimmi, eh no, dovete anche lasciar parlare perché altrimenti chiudo qua l'intervista in 2 minuti. Sappiate che siate in diretta con tutto il popolo, noi e io sono One People, la Nazione I Am, e che tutto quello che voi avete scritto lì o i vostri colleghi in quell'intervista hanno detto sono tutte menzogne. Nessuno qua si è mai sognato di non pagare le bollette, ma semplicemente perché stavamo portando avanti i documenti per uscire dalla finzione giuridica che ci è stata appioppata alla nascita in frode col certificato di nascita, siamo stati vessati molte volte. Le bollette sono sempre state pagate, qualcuno di noi ha scorporato le tasse o l'IVA perché quello che si ritiene il governo Repubblica Italiana è un'azienda di diritto privato iscritta al registro SEC in America, quindi a Washington DC. E ci sono tutte le prove dappertutto, tutti i facenti funzione lo sanno perché abbiamo incontrato più e più di uomini delle forze armate e non solo, e sanno tutto. Anche il prefetto di Brescia mi ha detto che sa. No, mi lasci parlare perché altrimenti io chiudo qua l'intervista perché voi avete mosso un sacco di. Il gas ce l'ha o no oggi? Certo, ce l'ho il gas, ho una bombola perché ho deciso di non pagare, di non alimentare più il sistema attraverso il metano. Capisce? Quindi lei ha tempo di metano, ah? No, ho la bombola di gas, semplicemente perché mi avevano lasciato anche senza poter cucinare in pieno inverno e queste sono vessazioni del governo, quello che voi ritenete un governo papà e mamma, che hanno lasciato molti uomini e donne in difficoltà solo perché esercitavano il diritto. Mi faccia capire adesso cosa è successo, che in ogni caso il gas l'hanno staccato e lei oggi si arrangia con le bombole, giusto? Sì, giusto. Ok, e ha mandato, visto quello che le è successo, lei la chiama vessazione, al comune questo documento firmato col sangue, che poi non è sangue, ma è quella cosa che ci fa vedere E prima. allora perché continua a dire col sangue? Lei sta infangando il suo nome e il nome della sua TV, perché i suoi giornalisti qui presenti si sono comportati da uomini vivi stamattina. No, 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 ma
è difficile perché... No, non è che lei sta capendo, lei vuol mettere in bocca parole che non abbiamo detto. La nostra amica che ha rifiutato quel giorno lì tornava dall'ospedale e aveva un problema a un occhio e voi non l'avete saputo rispettare. Che è stato staccato il gas, mi sembra di aver capito. E quindi... E quindi è una vessazione bella e buona se in pieno inverno ti staccano il gas. Lo capisci che è una vessazione bella e buona in pieno inverno? Era il 4 di gennaio del 2023. Allora, perché mi hai staccato, signora? Per farci desistere da quello che stiamo facendo. Perché noi avevamo già chiesto la gratuità delle utenze per tutti, per tutto il popolo, anche quello inconsapevole, in quanto, essendo stati messi in frode tutti, c'è un risarcimento danni che ogni governo deve ad ogni uomo e donna su questo pianeta. Ed è tutto scritto nella declaration e order, c'è scritto tutto. Cioè è un dato di fatto che non pagava il gas. Ma cosa sta dicendo? L'abbiamo sempre pagato. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? L'abbiamo sempre pagato, e se vuol sapere, la semplice gas e luce, che poi qui quei giornalai hanno mescolato due cose completamente diverse perché non c'entrava niente il sindaco di Iseo, che era quello con il gas, mentre con la corrente era tutta un'altra cosa, perché noi non stiamo ad Iseo, ok? Però al momento è stato mandato anche a lui per quella... No, è stato mandato a lui perché sono venuti i vigili di Iseo a far staccare il gas. Quindi c'entra, che non c'entra niente con Provaglio di Iseo, dove siamo noi. Quindi un'ulteriore frode. Allora, se non mi lascia parlare, va bene, va allora, avanti lei. Allora, vogliamo farla capire perché le hanno staccato il gas, lo diciamo. No, proviamo a farlo capire in maniera sintetica, perché in realtà Monica, poi la questione gas è, Marco, mi permetto di dire, una pagliuzza in mezzo al mare, nel senso che loro, il popolo, come visto precedentemente, l'altra signora appunto è stata fermata mentre era alla guida senza patente, cioè loro hanno tutta una loro idea ben diversa da quella nostra del mondo dove noi viviamo. No, non è un'idea, ci sono le prove. Marta, sì. Perché possiamo collegarci tutte le settimane per far capire qual è la loro idea? Mi sta benissimo. Io voglio, proprio da ignorante, che non capisco niente, voglio solo sapere perché sono andati dalla povera signora e le hanno staccato. Se mi lascia parlare glielo dico. Ma se continua a parlare lei, io non posso risponderle. Poi, innanzitutto, una piccola... sta parlando solo lei. Allora, una piccola postilla: se volete conoscere meglio il popolo, noi e io sono One People la Nazione, sì. Tutti i sabato pomeriggio dalle 16 alle 18 senza interruzioni pubblicitarie ed in gratuità siamo su Lombardia TV. Vabbè, possiamo okay. Tutte le Lombardia. E questa è una. Però... No, così si informano e chi vuole informarsi anche fra gli ospiti va a vedere. Poi abbiamo ore e ore di... Però possiamo capire registrare. Perché gli hanno staccato il gas senza motivo. A vostro avviso. Coraggio venire qui in trasmissione a raccontare di questo popolo e mi sembra che lei stia facendo un'ottima propaganda a questo popolo. Sì. Cosa può piacervi o non piacervi? Ma lei, signora, non ha pagato il gas. Cioè, ma Patrizia? Gentilmente, gliel'hanno staccato perché lei non ha. No, chi gliel'ha detto? Lei mi deve dire chi gliel'ha detto. Patrizia, se lei mi porta le prove di questo, io le do un premio. Cioè, già il fatto che lei non sia più il gas. Vuol dire che c'è una morosità. No, 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 sbaglia perché il servizio che un'azienda le ha fornito e lei non ha pagato questo. Lei va dal parrucchiere a fare la tinta. La signora del parrucchiere sicuramente ha l'elettricità per asciugare i capelli e paga la luce, l'elettricità. Ma non la luce rispondo è stata l'elettricità perché sono in tardissimo, a tra poco. Sì.
però c'è il taglio, quindi finché no, il contratto ma lo so, ma se non me lo fa dire no, ma non è perché c'è il no, allora questo mi intervista a Trabocchetto, perché stamattina abbiamo parlato di tutt'altro, abbiamo parlato di queste cose, è un'intervista a Trabocchetto. Se loro vogliono vanno sul sito, c'è un registro pubblico, c'è la notifica del professore che spiega tutto. Però Io tu sei qui. non glielo posso spiegare in 5 Ah secondi. sì, Meno quello mi ha detto lui, ti dico appunto, e poi mi ha chiamato e parli del registro. Certo. posso parlare che c'è il ritardo, quindi mi sente Sì, però lui continua solo ad accusare. Non va bene, non vuol sapere che ha il contratto di avere un problema di Sì, lo so. questa risposta è donna giuridicamente viva del movimento Noi è, io Non sono, è un movimento. ovviamente su tutti i giornali perché caso Riposo. di qui la signora protagonista, io leggo il titolo di giornale, poi si è sbagliato, ha sbagliato il Corriere della Sera, non pagano le bollette, fattura firmata col sangue che abbiamo visto dove è sangue, la prefetto e questore. Allora io che faccio fatica, signora, guardi, io mi sto proprio zitto così non parlo più. Patrizia, Grazie. fai la domanda, se mi risponda, se mi fa così rispondo. L'ho fatto prima anche fatto, lei va da un parrucchiere per farsi la tinta e quella che le sue capelli paga è l'elettricità, quindi lei addirittura approfitta del parrucchiere, cioè, capito? Bisogna pagarle le bollette, secondo me, Allora, perché è normale che le taglia il gas diciamo e che la luce è e tutto pagata, il sì o resto, no? cioè è civiltà. Poi voi volete andare a vivere, però, cosa che ho sentito prima, aborigeni, allora ci sono le giungle, ci sono Non l'Amazzonia, c'entra niente con dove l'aborigine, vuol dire latino, non so, latino sì, delle capito. parti. Patrizia, allora innanzitutto sono illazioni assurde. E poi di chi sono le risorse del pianeta? Te la faccio io una domanda: di chi sono le risorse del pianeta? E chi sta facendo profitto con le risorse del pianeta? Partendo da questo presupposto. Servizi Quali comunque che si possono servizi? Quali fare sono i servizi che ti dà? una bella cucina dove c'è sicuramente avrà dei figli che vanno a scuola, che usano, No, fanno sono già tutto di adulti. scuola e tutto il resto, quindi allora ha sbagliato città, ha sbagliato paese, andate veramente in mezzo a Sì, davvero, mi lasciano finire. Allora, Abbiamo tutti bene. Non è vero. Ma guardi, me l'ha regalato un volontario, non lo so, fa delle. Perché ha fatto la patente con l'impronta digitale, cioè ti copri ma poi metti l'impronta digitale sul fatto che quando ti contestano il fatto una contestazione, tu metti l'impronta digitale sul fatto che non è la patente, altra cosa che non ha senso di esistere. Però io vorrei che dicesse che le hanno staccato il gas perché come noi cittadini, se non voglio vedere succede che non stanno così, no, le casse telefoniche ti No. rubano il gas. Allora facciamo dare un attimo la risposta breve. Ha pagato o non ha pagato il gas? Certo che l'ho pagato. Fra le altre cose mi derubavano perché quando mi hanno fatto il contratto mi avevano pattuito tipo 0,29 centesimi al metro cubo e poi me lo triplicavano in bolletta ed è per quello che hanno avuto una denuncia, perché triplicavano il prezzo del gas. No, l'hanno staccata dopo perché hanno visto che non c'era trippa per gatti, ok? Perché ci dovevano un rimedio di tutti i soldi di cui ci avevano derubato. Però c'è una notifica di evidenza di disonore sul sito noiaiosono.com in un registro pubblico dove ci sono tutte le prove, c'è scritto tutto, tutte le prove, tutte le bollette pagate. Quindi state facendo delle illazioni su un popolo di altri come voi, perché siamo tutti fratelli. Diciamo così, affermare persone che hanno non la patente ma la
diversa fase, è capitato perché mi pertenezza un fatto. Adesso è emersa la notizia di questo quindi mi ha tagliato. Ogni volta me lo rifà vedere lo strumentino come fare l'impronta, comprate in una confiseria solito. No, siamo nella legge noi. No, avevo notte che le faceva male. Senza un documento valido di guida, senza la patente, si fa un verbale di 5.000 euro, si sequestra il veicolo. La questione perché non lo fa allora il governo, che non è di registrazione. In nessuna parte del mondo, perché loro dicono che prendono un fatto. Un fatto, che nessuno diciamo ai loro. Non voglio che ci sia così. Mi piacerebbe sapere in che lingua è scritto questo documento, perché vedo... Lo vediamo, se lo vediamo in inglese, in italiano, in due lingue. Che lingua è questa? Allora, questo è l'Universal Pass, io sto togliendo planetario. Planetario. Universal Pass planetario, mi ha corretto. Di codice unico. Sto coprendo solo i dati personali, ovviamente, di Monica. E loro con questo vanno ovunque, mi hanno detto, sono andati anche all'estero. Quindi loro, insomma, adesso lo dirà Monica, non è che guidano senza patente, ovviamente. Se, loro dicono non guidiamo senza patente, questo è un documento planetario valido, prego, lo dica così spieghiamo. Rilasciato da One People, c'è anche scritto, ok, da One People I am. Okay. Lei con questo perché dove è la può fare? Perché è internazionale. Si fa tutto. Sì? Sì, certo. Mi scusi, Come fanno i diplomatici a volare? Che documenti usano? No, c'è un passaporto diplomatico. Questo è superiore. Fatemela sentire che so si copre la voce dello Skype. Dica, allora, questo è oltre il passaporto diplomatico, in quanto è l'unico documento valido perché rappresenta l'uomo giuridicamente vivo in legge naturale. C'è un tanto di codice univoco. No, volevo semplicemente la garanzia che lei mi dicesse, io preso lei, sono andata, mi dica lei dove è andata. A Catania, a Napoli, c'è chi di noi è andato in Olanda, in Inghilterra, traghetti, tutto, senza nessuna... Lei dove è andata? Il documento, per carità, questo Universal Pass. Lei dove è andata? Lei dove è andata? Lo ridica che forse non hanno sentito bene. Sì, abbiamo detto a Catania, dappertutto, insomma, dove vuole. Siamo entrati al MEF con questo documento, siamo andati alle procure, siamo andati a... Ah sì, siamo andati anche a Strasburgo, al Parlamento Europeo, mi ricorda mio marito. Siamo andati lei o siamo andati in un gruppo? Io e mio marito siamo andati al Parlamento Europeo a Strasburgo. Antonio. Siamo in tre del popolo, c'è anche Sergio. C'è un altro del popolo. Sergio. E poi se inquadri là c'è tutto il popolo presente. Di vista della signora perché effettivamente quando vediamo le bollette, quando vediamo tutti i rincari che ci imporono, quando vediamo molto siamo anche stati preoccupati, no? A volte anche dalle banche abbiamo visto lotti eccetera eccetera e quindi tu senti che non domini neanche il tuo destino perché sono gli altri sopra di te che ti impongono delle cose e ciò, capisco che lei sta cercando un'altra strada, un'altra via per affermare una giustizia. Ma questa non è giustizia, purtroppo, perché poi se non ti permette di vivere in maniera normale, cioè come viviamo tutti, a questo punto non è una giustizia fai da te. Bisogna un po' attenersi a delle regole che ti permettano di seguire una strada come tutti gli altri. La roba del genere, io non posso accettare, non so come faccio accettare la mia ex. Il documento, l'originale, perché tutti
No, c'è un frode, c'è un frode l'altro documento. Scusate, non me lo fanno dire, no? Perché bisogna intervistare di un fatto spannato. Sicuramente. Io questa mi do il consenso perché non si può neanche parlare. Facendo, perché io tra me e me è da prendere per come posso essere io, ma voi ci siete o ci fate? Cioè, perché siete dei grandissimi comunicatori, volete sempre avere ragione voi. Cioè, le tasse non le pagate? Voi non pagate le tasse, per esempio? Ma no, le tasse sono pure nella minestra, secondo No, lei. sono anche questa qua. Ma non dico Secondo niente. lei. Immagino di sì, perché deve portare da mangiare alla sua famiglia, non lavora nemmeno suo No, marito. vi spieghiamo come sono organizzate. Le tasse le pagate, Monica? Le tasse ingiuste no, ovviamente, e quelle che ci impongono ancora sul cibo e così via, purtroppo bisogna pagarle. Ma mi spiega perché bisogna pagare le tasse di un'azienda di diritto privato preclusa e pignorata da 12, da 11 anni, iscritta alla SEC. Questo è legge, è un arresto del sistema di schiavitù per tutti gli uomini, creato dal procuratore Eder Antucci Jaffe, ed è legge. È legge. E qua c'è la registrazione. Quali sono le tasse giuste per una tassa ingiusta che non pagate? Ma provi a dire lei. Vedila, dai. Provi a dire lei, l'IVA secondo lei è giusta? Le tasse sulla vita sono giuste? No, perché per esempio l'IRPEF, non tutti sanno che è facoltativo. Vai. No, se mi chiami Monica ci siamo, altrimenti lasciamo perdere, ok? Perché se ci rispettiamo. No, tutte sono ingiuste perché si pagano le tasse sul pubblico o sul privato, ci fa pagare le tasse anche sul pubblico. Quindi, e vi dico, non si può dire tutto oggi, però andate a. Se non mi fa mai parlare. Preso l'aereo solo con quel documento che mi ha fatto vedere? Sì, siamo entrati al Parlamento europeo a Strasburgo e addirittura lì non le ho fatte io le carte, ok? Non le ho fatte io. Lei ha preso un biglietto in aeroporto, l'hanno fatta passare Ma così scusa, in diversa parte. sì, se tu paghi il biglietto, secondo te non ti fanno volare? Non ho capito. E poi su questo documento c'è scritto preapprovato. Daniele? Siccome c'è tanto da capire, io mi scuso ancora se sono stato ignorante nei suoi confronti e nei confronti dell'associazione. Se ha└└└└└└└└└└└============││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 └└============││││└└└└└└││││││││││││││││││││││││││││││└└└││││││└└└││││││││││││││││││││││││└└└││││└││││││││││││└││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 README││││││││││││││││││││││││││││││││└└².== Guarda, io ti ringrazio, veramente ho finito il tempo. Grazie anche a Monica, non la chiamo signora, Monica, ringrazio anche suo marito per averci aperto le porte di casa. Proviamo a capirci di più. Se volete ci date una mano a capire. Grazie a tutti per averci seguito, grazie Volentieri. per gli ospiti di studio. Ci vediamo giovedì prossimo se Dio vuole. Giusto. Io piacendo, Io no, piacendo. gli ha cazziati anche lui, gli ospiti, Sì, gli ha gli cazziati. accarciati. Ma Eh non lasciano no, finire eh no. niente. Ma lui ha Un fatto, complotto, lui, non te lo fa finire. no, sai cosa? Lui No, no. continuava a fare così, sta Perché lui lo pensando così. vedeva, Io lo lo vedevo, continuava a faceva. dire, oh, E la gente lo capito? guarda, dice ma cosa ha detto? Ragazzi, questo è No, ma quello. sai cos'è poi il problema pure, scusami, è Dirlo. che con Skype non C'è il è, ritorno. no, c'è il C'è ritardo, il ritardo, quindi quando certo. lui ti Io ho fa la capito, l'ho domanda, capito, l'ho lui sente che capito. non rispondi, beh, in Risposta. realtà non è ancora arrivata la risposta, quindi è quello il problema dello Sì, lo Skype, so. quindi Certo. Noi non l'abbiamo più. loro devono Bisogna capire che devono andarci, sì. aspettare, quando fanno la domanda devono Sì. aspettare. Sì.
E poi vedono che la cosa. Hai detto sull'IVA, hai detto cioè, il fatto che siete liberi, hai detto il fatto che con No, questo siete siete liberi, non me l'ha fatto nemmeno andati. Ma come non dire. l'hai detto? No, sono Non riuscita a dire che siete abbia pagato le bollette e loro dicono, No, ho cioè, fatto un non hanno altro, fatto non ho nemmeno. fatto una bolletta per quelle di ospiti lì. Cioè, le cose Era le. per divertirsi loro. Ho fatto un altro, scusate, che quando Monica sul mio suggerimento le ha detto che il perché non le paghiamo, perché Allora, da un cambiamo vero ha argomento. cambiato subito domanda. No, ma poi scusa. Sì, no, però dopo No, non me l'ha fatto dire, vabbè. Al di là di tutto, sono in frode, non mi ha fatto neanche dire, c'è un registro pubblico, andate a vedere, le prove ci sono. Ci sono. ma Noi io non dico, possiamo fare una denuncia se ci c'è vuole qua. No, una puntata ci vuole ascoltare. Io dico questo, ma sì. non è Ma quando posso sono dire se partito. qua Sì, siamo siamo arrivati partiti tutti noi ignoranti no, per pensare che no, qua no, ci sono no, 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 no
adesso ci siamo mai. Ma vai avanti a lucidare tu la pena della spiaggia. Però se ci chiedi quello che ci avete chiesto stamattina, io do il consenso a quello che avete detto. No, è facile da fuori capire la situazione. Sì, però se non lasci parlare, non capirai. Però esatto, quando lui fa la domanda, anziché rispondere a un'altra domanda, è tutto bene a dirgli. Così, capito, a fare una risposta puntuale. Ma anche un'altra domanda che gli fanno che c'è, quello era il banco degli imputati. Oh, non ci serve. Quello era il banco degli imputati. Perché non c'è nessun studio lì, certo. Grazie. No, perché io sono così, è così. Poi lui è lì che ha 5-6 persone. Patrizia, non stai dicendo la cina, non parlare. Cioè, c'entra, vai dal parrucchiere e rubi la corrente al parrucchiere. Che la Sabina mi ha dato una ragione. Perché quando c'è, esatto, ha detto, cioè siamo sommersi di tasse che è da star male alla fin fine. Cioè, la schiavitù è così. Però lei ha detto se tutti facessimo così, allora, e se tutti faceste così, il sistema crolla. Eh sì, cambierebbe subito, perché il sistema crollerebbe in 2 anni e 1 secondo. Io avrei spiegato volentieri a quella cappona lì, scusate il termine, a chi vi sono sindacalista. Sei stato sindacalista. Madonna viva che riesce a correggere ancora uno che ancora non è... dentro a questa cosa. Ma ti ho detto, guardate Lombardia di tutti, in gratuità, tutti il sabato. Ma... c'è una curiosità, non so se c'è un studio. Invece quello lì è una curiosità che ride di una cosa talmente nuova che può anche scioccare. Continua a dire. Una cosa che non sai, che non conosci. Perché io ti dico, li metti via a tacere tutti. Sì, perché li guardavo in faccia. Perché li guardavo in faccia, ma non puoi guardare in faccia. Perché da lì è comodo, da lì. Faccio dal corpo quelli lì. Ma vieni a me. No, venite voi nella nostra TV. Abbiamo anche la TV. Ma come faccio io? Perché la televisione che va in televisione, sì, ma non si può fare. Stiamo facendo, lavoriamo con Lombardia TV. No, abbiamo la TV di voi, ragazzi. Ma quando per voi, ma noi che siamo un'altra televisione, possiamo venire in un'altra. Se la Rai va da me, no, finché non venite, e noi vi ospitiamo volentieri. Cioè, come esatto, se Rai vai dentro Mediaset e viceversa, però se voi invece. Perché no? Allora, siamo in un mondo dove adesso dobbiamo essere tutti in unità. Noi abbiamo fatto una riconciliazione con quello che chiamate governo italiano, eh? Non siamo in lotta con nessuno, siamo riconciliati, anche qui. Però l'attacco che avete fatto tramite questi ospiti è vergognoso, e c'è un popolo quale lo state spiegando. Quindi fate voi una figura, ma voi adesso quei chi ha pubblicato le cose in pagina può pubblicare una cosa come avete riportato anche voi mandando questa cosa qui, sì, ma voi state accettando la verità prima di leggere e di pubblicare una cosa del genere, sì, questo Valerio Morato gli cadrà la prima di testo perché ha dichiarato il fatto. Non si può aspettare che quindi lì
non vi pagano in conto se un uomo o una donna, come è successo non del nostro popolo, non poteva prima li difendersi. facciamo Mi noi hanno tolto la sulla carta e non potevano lavorare, perché nel 2020 hanno tolto il lavoro a tutti, vero? No, e gli hanno tolto, no, lasciate, gli hanno tolto la corrente a tutti, ok? E cioè gli hanno tolto la corrente perché non potevano più lavorare, non potevano pagare, è giusto? Ah no, certo, no, ma quindi se parliamo delle giustizie apriamo un mondo, cioè avessa bisogno perché la pianeta è di tutti noi in custodia, azienda, le risorse sono del pianeta, ora è arrogante, si è arrogante in modo di far pagare cose come la corrente, ma tutto parliamo di l'aria, faccio di più, ma non fa pagare anche l'aria, non si può tra i dell'acqua che è dell'acqua, nel nostro nuovo governo facciamo così, vedi? Non serve più pagare qualcuno, tra le altre cose, se non va bene in tecnica, ma la condizione di bisogno ha fatto diventare tutta la farfallina per tagliare tutti gli altri di mezzo, ma voi cosa comunque non può essere. Provate a parlare uno alla volta, altrimenti noi non capiamo niente. Tra di noi. Se qualcuno di voi vuole intervenire, adesso vi diamo l'opportunità, altrimenti chiudiamo la Zoom. Allora, c'è Angelo con la mano alzata, se vuole intervenire, e poi... Basta. Sì, avrei piacere di farlo. Metti Angelo in prima, cioè davanti a tutto. Brava, metti oratore come Angelo, così lo vediamo bene. Grazie. Ma intanto mi sento proprio nel cuore di poter ringraziare Marta, perché mi sembra che abbia una disponibilità a capire insolita. E forse questa è un'occasione della sua vita, come è accaduto a molti di noi, a me in particolare, a mia moglie, nel periodo della panfantasia, di fare un grande giro di vite alla propria vita. E Marta, se mi permetti, ti faccio una domanda, ma non è una domanda speciosa, è soltanto di riflessione. A proposito di queste quisquilie delle quali si tenta di parlare, cioè parliamo della bolletta, del colore dei capelli, ma stiamo parlando di bambini che vengono uccisi, che vengono torturati, che vengono deprivati della possibilità della vita. Di questo stiamo parlando. Stiamo parlando del fatto che abbiamo un arsenale atomico per il quale il nostro pianeta salta in aria 10 volte. Da dove vengono quelle cifre? Da dove vengono quegli importi, Marta? E poi andiamo da un punto di vista tecnico. Ho una modestissima laurea in economia e commercio, ho fatto consulenza finanziaria più 15 anni facente funzione ufficiale commissario dell'esercito e anche collegamento di prefetture ai periodi dei terremoti, quindi un'esperienza bella da quel punto di vista, in cui ho toccato con mano cos'è l'uomo invece che un facente funzione, ma che fa con amore. La domanda è molto semplice, invece di fare di cadere magari in un dialogo un po' da gossip, che non è più il caso ormai di fare questo tipo di giornalismo, e tu non lo vuoi fare, lo capisco bene, vuoi capire, e non puoi in una giornata acquisire quello che abbiamo acquisito in 4-5 anni, alcuni 10-12. La domanda è questa. Proviamo a riflettere sull'aspetto tasse. È una domanda impropria, per il semplice motivo che in una struttura come questa, preclusa e pignorata, ormai è già acquisito come dato di fatto inconfutato e inconfutabile. C'è un IRPEF, paghiamo un'imposta sul reddito delle persone fisiche. Poi andiamo a fare la spesa e paghiamo un pizzo mafioso per l'IVA. Poi andiamo e ci chiede di pagare il bollo di un'auto che abbiamo pagato con i nostri soldi, con passaggio di proprietà e con la manutenzione che paghiamo noi. E via di questo passo. Vi sembra una domanda propria dire voi pagate le tasse, voi non pagate le tasse? Perché questo è un modo per separarci. Sei chiamata a fare
questo momento prezioso della tua vita una coniugazione, perché ciò di cui stiamo parlando riguarda tutti, ma proprio tutti, ad eccezione coloro che hanno una posizione di vantaggio, che utilizzano con il mezzo della violenza, delle armi, della sopraffazione e della guerra. Tutto qui. Questo è il nostro discorso. Guerra basta dentro di noi. Grazie Angelo, d'accordo, grazie per questa riflessione. Siamo tutti d'accordo qui, assolutamente. Grazie Marta. Grazie a te. Però Angelo, stavo dicendo che quella intervista che hanno fatto in pseudo diretta è stata una trappola come le solite dei giornalai, dove vogliono, per fare gozzi, mettere sto titoloni, questi non pagano, quelli non pagano, sempre sbatti il mostro in prima pagina, lo chiamavamo quando andavamo a scuola, perché abbiamo studiato anche queste cose, è quello che state facendo, sbattere il mostro in prima pagina. Se voi siete corretti, onesti e nell'amore, vi ricordo che siete sotto una legge, che non sono i giudici corrotti, certo, per quanto ora abbiamo giudici che stanno veramente indagando e aiutandoci, perché questo è un atto di 11 anni e non si può tacere 11 anni. In questura lo sapevano, il questore lo sapeva, dove siamo andati anche nei tribunali, il popolo è andato a guardare la frode e lo sapevano. E ci chiedono allora che cosa dobbiamo fare. Cosa dobbiamo fare? Noi gli abbiamo detto: o vi togliete la divisa o vi arrestate da soli, perché questo è un ordine di arresto del sistema di schiavitù. Certo, dovrebbero buttare alla E loro lo sanno. Quindi quello che voi, cioè, che volete mandare in onda stasera è una ciofeca. Se mandate anche solo poco di quello che spiego con chi è il popolo stamattina, ci può stare, altrimenti io nego il consenso, perché il popolo credo sia con me uguale, perché anche Barbara, se vuoi dire qualcosa, apri pure il microfono, perché questi sono i soliti tranelli da gossip per sbattere qualcuno in prima pagina e non sapere la verità. Però ti posso senza, dire... No, scusami, sì, finisco. Allora, senza capire che questo popolo si è fatto picchiare, frustare, maltrattare, togliere tutto, persino le mutande, perché a qualcuno ha tolto anche quelle, per aiutare tutti. Perché noi siamo in pace, amore e armonia, dove siamo andati al MEF, davanti a Giorgetti eravamo in pace, amore, lui è scappato. Dov'è l'onore? Ma nessuno, eravamo in pace, amore, senza armi. Perché è scappato? E a chiederci perché è scappato. Queste signore qui, invece di giornaliste, che facevano le domande, possono mettere via il loro cartellino, perché sono state in frode e fasulle, perché ti accusano senza sapere. Sei lì per sapere la verità, allora mi fai parlare e ti dico la mia verità. E abbiamo testimonianze noi di verità assoluta. Barbara, se vuoi dir tu. Però hai detto una cosa, cioè hai detto secondo me invece tante cose, cioè tu hai fatto vedere con questo dove sei stata. Sono stata a Catania, sono stata in Olanda, sono entrata al Parlamento, cioè hai fatto vedere alle persone, e quindi non solo a voi che già sapevate la cosa, a me, a lui, a chi ti vedrà, che in realtà si può fare tutto, che questo sistema in cui oggi stiamo vivendo non è il vero sistema, che c'è qualcosa di ben diverso in cui noi siamo liberi. Spero che passi questo. L'hai detto, l'hai fatto, hai parlato delle tasse, hai detto le cose, hai detto che siamo liberi, hai spiegato che cosa significa, cioè non è che non hai detto le cose reali che sono alla base del vostro popolo. Sì, però non mi ha fatto parlare. Sei usciti, come si suol dire, dall'unico gruppo, diciamo, che siete solo voi che vi conoscete, che sapete, è una cosa importante, perché comunque ti dà la possibilità di parlare e di, tra virgolette, far cambiare magari idea ad altre persone. Però Lombardia TV ci ha sempre dato il modo di parlare giusto. Ma Marta? Però Lombardia TV... Guarda Marta, ti parla Barbara. Ciao Marta, piacere. Ciao, piacere. Allora, io direi che non sono riuscita a seguire tutto, ma ho visto un po' come ci si muove, e è chiaro che sia necessario zittire questo popolo. Perché è necessario? Allora, intanto complimenti, perché già che voi abbiate dato questo spazio è importantissimo, come dicevi. Perché? Perché tanti non lo sanno, e la maggior parte vengono influenzati proprio da questa modalità, dalla televisione, vengono influenzati perché c'è in ogni casa, ce ne sono una, due, tre, e quindi quello che dice Mamma TV è la verità. Ora, di cose serie,
ma veramente serie, io penso che ne abbiamo visti un po' tutti negli ultimi 3 anni, ma di queste cose in realtà la conoscenza c'è da molto prima. Che voglio dirti? Voglio dirti che se fatti garante che sia mandato così com'è, che non sia fatto un copia e incolla, un taglia e cuci come fanno le iene, io sono quella delle iene, quella a cui le iene sono andate Anche sotto casa. Rete 4. Ah, sì. Anche Rete 4, beh, Rete 4 però si è astenuto, ancora non ha mandato niente di quello che. L'abbiamo mandato in diretta come abbiamo fatto stamattina. Non potevo far tagliare il cucino proprio giusto. Ora mi preme di dirvi che se, siate garanti, Marta, sii garante tu di quello che hai sentito, di quello che hai visto, di quello che stai osservando. Cioè, noi siamo qua, siamo in 100, così, con una Zoom aperta alle 3 del pomeriggio del 2 di maggio. In 101 per essere precisi, e stiamo ascoltando e guardando come abbiamo fatto nei tribunali. Noi siamo andati nei tribunali a vedere cosa succedeva e la frode, ti posso assicurare che oggi noi abbiamo le prove, anche dei certificati di cui parliamo. Ce l'abbiamo in mano, li abbiamo trovati. Ci è voluto quasi 2 anni a una donna del popolo per trovarli, ma li ha trovati. E lo sai che gli hanno detto? Ah, ma questa è una cosa che si fa sempre. Che si fa sempre. E lo sai come si difendono? Dicendo che, mia amica, c'è dolo. Abbiamo sempre fatto così. Attenzione, se la consuetudine è dolosa, silenzio non si può tenere. Certo, siamo matti. Quindi, veramente, Certo. se vogliamo fare un giornalismo d'inchiesta, perché un conto è il reportage, vado allora dico quello che vedo. Non è che io ci metto del mio, no? Se invece voglio fare un reportage, perché quando comincio a fare domande voglio reportage, voglio provare la verità. Allora, noi siamo qua pure una puntata a settimana con le prove. Certo. No, ma infatti è quello che dicevo prima anche a Monica, cioè secondo me è un'opportunità. Capisco che possa sembrare strano l'obiezione, la domanda provocatoria, perché effettivamente anch'io questa mattina, lei lo sa, all'inizio facevo difficoltà a destreggiarmi su quello che lei mi stava raccontando, cioè oggettivamente è un qualcosa che è nuovo per chi Credo. non lo Sì, mastica però da non hai prima, messo no? accuse come stavano mettendo quelli in semidiretta. No, secondo me Questa gente qua accusava, non è che ma voleva magari lo capire. possono anche provocare, però ti stanno comunque dando un'enorme possibilità di parlare, di raccontare realmente come stanno le cose e a mio avviso l'apertura è sempre positiva, perché se Esatto. anche per cambiare uno, due, tre persone, il loro modo di È ragionare, già un. è comunque Sì. portato a casa un successo, non solo per te, ma per tutti, per me Certo. anche, per lei in primis, che magari posso anche non cambiare ancora idea, ma comunque, tra virgolette, lo fate anche per me, ecco, È quello cioè, che ti hai dicevo capito? stamattina. Quindi io Certo. Ti ho penso detto, che Barbara, che qualcosa di lo positiva. stiamo facendo per tutti, tutti, anche per gli Passare. inconsapevoli, perché noi abbiamo Certo. studiato, ci siamo informati, non ci siamo fermati alla prima cosa e Esatto. siamo andati a ricercare continuamente le prove. E c'è gente che invece sta sempre nella ruota del criceto, quindi non riesce a farlo. Come no? Allora, Marta. popolo, io ahimè sono nella ruota del criceto e devo andare a fare un'altra servizio fuori Brescia, ahimè, prima di rientrare. Esatto. Marta, Quindi, ti fatti saluto e vi giurare. ringrazio per la disponibilità, in primis Monica, Sergio e Antonio, che da questa mattina siamo con loro. E a voi, ovviamente, per averci permesso di parlare, insomma, del tutto. Intanto ti ringraziamo tutti per la tua disponibilità e per il fatto che stai affrontando questa cosa da giornalista e non è poco. Grazie. In questo mondo, in questo momento non è poco. Anzi, devo dire grazie proprio per questo. Ti chiedo, se hai piacere, di farti passare da Monica la Zoom di assoluta integrità di ieri sera, perché ieri sera, no, l'altro ieri sera, perdonami, e quella della settimana prima. Per leggere un documento che già ha ottenuto quello che doveva ottenere, e in quella Zoom quel documento è corredato dal tuo il certificato di nascita. Così lo vedi che è vero, vedi quanto valgono quei certificati e vedi il motivo, cominci a capire perché siamo tutti annaspando per esistere, per vivere, quando stiamo mantenendo in piedi noi, la Federal Reserve, la Nestlé,
la Vanguard, la Black Rock, eccetera, eccetera. Va bene, adesso vi faccio dare tutto da Monica, grazie. Grazie Monica, grazie a tutti noi. Grazie. Grazie a noi, se volete chiudere... Mi vuoi mandare tutto via WhatsApp? Sì, te li mando, dai, te li mando dopo. Okay. Va bene, grazie, sì. Siete stati super tutti, veramente questa giornata. Grazie. Ciao Monica, vai, vai pure. Grazie a tutti. Ciao Lamberto, non so se volevi intervenire adesso. Allora, stasera la mettiamo, se non mi aspettate che li saluto e disquisiamo fra di noi un attimo. Certo, okay? Esatto, sì, magari Lamberto. Ok. Grazie. Allora, Lamberto, no? È Massimiliano che voleva andare. Ah, ok. Lamberto, mi sentite? Sì. Ah, ok, no. È veramente da sudare lì con quell'intervista che hanno fatto, era tutta comunque dall'altra parte, non da Monica. Monica è veramente stata attaccata brutalmente da quegli altri, che poi insistevano molto sulle tasse, sulle bollette. Cioè veramente siamo al peggio del peggio, perché anche nella loro legge, porca miseria, l'articolo 53 dice che le tasse, tutti devono pagare le tasse, ma in base a quello che loro guadagnano, se uno ha la possibilità, se rimane qualcosa, di pagare, lo dicono loro, tutti devono, non c'è nessun obbligo pagare le tasse. E poi l'altro fatto dell'IVA. L'IVA, se tu ci pensi bene, logicamente loro la impongono sempre a quello che viene dopo, quello che viene dopo, e più passa a mani, più loro guadagnano. Ma siccome che noi siamo considerate ditte, società, che hanno l'obbligo, secondo loro, di pagare le tasse perché siamo una società commerciale, con questo cognome e nome, in base alla diminuzio capitis maxima. Cioè, vabbè. Ma comunque IVA, imposta del valore aggiunto, cos'è che io devo pagare il guadagno che mi fa quell'altro che mi vende quella cosa a me e io devo pagare il guadagno? Io non aumento dal prezzo che io lo ricevo, io non vendo più niente, io sono il consumatore finale che non mette nessun guadagno su quell'oggetto. In quanto che uno quando parte dall'inizio deve incassare, allora quante volte incassa l'ADE per avere tutto questo guadagno? Alla fine costa più, cioè si paga più l'IVA che il prodotto stesso alla fine. Perché se io devo pagare la differenza che deve mettere il guadagno fra la compra e la vendita, o devo pagare io a quello che me lo vende per ultimo, mi stanno fregando a me. Cioè, allora non torna questa cosa a me. Io l'IVA non la pago e non la pagherò mai. Logicamente quando vado in negozio, ma se vado in qualche posto, non voglio pagare l'IVA, perché è ingiusta e illogica. Non c'ha nessun fondamento commerciale, oltre che siamo denominati degli enti commerciali. Ma io come essere uomo vivo, noi un popolo uomo vivo, non dobbiamo pagare quelle tasse. Sono ingiuste, è un'estorsione. Articolo 629 della loro legge è un'estorsione. Capisci? È questo che io mi fa incazzare. Grazie Lamberto. È ovvio che almeno qua un po' tutti sappiamo, adesso aspettiamo che rientri Monica e sappiamo queste cose e siamo tutti d'accordo. Sono qua Stella, ho alzato il siamo qua. Ciao Monica, no, nel senso che adesso c'era anche Massimiliano che aveva... Stavo ascoltando Lamberto e ringrazio ancora Angelo e Barbara per l'intervento che avete fatto, perché è palese che stamattina era in un modo e che oggi è stata un'altra cosa. Ero pronta perché anche Aral mi aveva detto mi raccomando, ma Marta cercava sempre di far vedere le nostre cose e invece... Ovviamente dall'altra parte c'era chi voleva fare polemica, semplicemente sbatti il mostro in prima pagina, io glielo ho detto chiaramente, e così ci vogliono usare come dei mostri in prima pagina, ma noi non siamo in lotta con nessuno,
Gliel'ho detto anche adesso salutandoli. Mi raccomando, combatti sempre così, mi ha detto l'operatore Vince, no, Maurizio. E gli ho detto: qua non c'è niente da combattere, ci siamo solo difesi da delle ingiustizie, ma siamo nell'amore, quindi cosa dobbiamo combattere? Monica, complimenti, sei stata bravissima, Sono complimenti. d'accordo. Grazie Monica. Brava. Massimiliano, ti diamo la parola, vai, Grazie. finalmente. No, io volevo solo far notare una piccola te una tecnica che loro usano sempre, molto subdola e meschina, che fanno sempre. Io prima di iniziare questa Zoom, quando ho sentito che Monica sarebbe stata intervistata da una giornalista seria, che voleva davvero far vedere la verità in TV, ho avuto molta speranza, ma purtroppo quando ho sentito l'intervista è stata la solita delusione. Loro, voglio far notare, visto che di tasse ne hanno parlato altri, Lamberto. Volevo far notare questa cosa che dicono sempre: il sangue, firmano col sangue, firmano col sangue. Questa è una manipolazione subdola e meschina, perché quando uno si dice firma con il sangue, è una programmazione mentale, perché nei film tipo fantasy, vediamo sempre che ci sono le magie di sangue, sono sempre quelle oscure e ci fanno sembrare esoterici, satanici, no? Che fanno le cose con il sangue, no? Le cose. E la prima volta uno lo può dire, c'è cioè il dubbio, e dice la seconda volta: noi firmiamo con l'inchiostro rosso, e la terza e la quarta, e continua comunque a dire: devo fumare col sacco, che con l'inchiostro che sembra il sangue, sempre che utilizzano questa tecnica, che cioè, continuano comunque sempre con la solita, con la solita, con i soliti attacchi. Volevo fare anche un appello per questo motivo ai giornalisti, adesso non parlo al popolo, parlo ai giornalisti, che sono pure loro il popolo, però fanno la funzione dei giornalisti, che smettetela di usare questi mezzucci, che oramai li conoscono tutti, che alla fine sono anche utili, perché la pubblicità, anche se negativa, è sempre pubblicità, che comunque nessuno più ci casca, e che si stanno a scavare la fossa da soli. Più fanno così, più si denota l'evidenza di disonore di queste persone, che non lo so. Volevo dire solo questo: siete giornalisti, fate parte del popolo come noi, mostrate la verità, fate il vostro lavoro ogni tanto. Solo questo desideravo dire. Comunque sono contento, comunque Marta, che è stata lì con voi, l'ho vista molto propositiva, a differenza di chi stava dall'altra parte del cellulare. E comunque sono sicuro che, come, non, nonostante tutto, tutto questo porterà a qualcosa di positivo. Basta così, ho finito. Grazie. Grazie, grazie. Angelo, vuoi dire qualcosa? Aspetta che ti chiedi di attivare l'audio. Sì, grazie Maria Stella. Brevemente intendo esprimere gratitudine per Monica e Antonio e i muri della loro casa, la loro capacità di aver deciso di donarci una parte di questa esperienza che avrebbe potuto magari non essere accettata, sapendo bene che avrebbero potuto correre il rischio di andare in pasto, tra virgolette, a una potenziali iene. Dico questo perché ho notato che c'è stata una, certo, conseguenziale a una condizione valida della giornalista di Marta, ma una trasformazione nel giro di ore dalla Zoom di questa mattina a questo pomeriggio. Quindi mi riferisco a lei. Perché alla fine lei in questo momento ha fatto tutto il possibile per incamerare qualcosa che noi abbiamo incamerato in tanti anni, ma si vedeva chiaramente che era dalla parte della verità. Al di là del fatto della relazione poi che avete costruito e quindi del rispetto, diciamo della stima, della considerazione che è nata. Quindi grazie per questa presa
preziosità, perché un tassello alla volta si compone il più bel mosaico. Grazie ancora. Del resto lo sappiamo, ragazzi, la diabolicità del sistema, per tornare al discorso che faceva dell'IVA e poi chiudo rapidamente, è il sostituto d'imposta. Cioè, ma vi rendete conto che praticamente hanno creato una rete di complicità per prelevare il pizzo mafioso? Cioè, praticamente il commercialista, l'avvocato, il notaio, il negoziante, il supermercato, non fanno altro che fare il servizio a gratis, tra virgolette, verso coloro che, eccetera, eccetera. È una cosa talmente vile, per cui alla prossima domanda noi non paghiamo le tasse, è impossibile, non è vero, dimostramelo. Hai visto che lo stand va a mangiare un panino dopo aver acquisito il gettone del nostro carrello della spesa, entra, compra il panino e già pagato pure lui. Senti, di che parli, di che stiamo parlando? Hai visto che gliel'ho detto, Angelo? Cioè, come si fa a dire che non paghiamo le tasse? No? Magari. Anche all'anno spagno che paghi. Grazie ragazzi, vi lascio, poi ci vediamo stasera, dai. Ciao, grazie, scusate se vi lascio adesso, che mi chiedono giù. Allora, se do la parola a Elena Vera, se attivi. Ecco. Sì, buonasera a tutti, buon pomeriggio, vi ringrazio. Ringrazio il popolo, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, è stato molto formante per me. Volevo solo dire una cosa breve in modo da lasciare spazio a tutti quelli che vogliono intervenire. La cosa importante che ho imparato secondo me in questo momento è questa e vorrei condividerla perché magari può essere utile e importante. Noi diamo, cioè come popolo diamo per scontato che le persone che non ne sanno nulla riescano a capire il nostro linguaggio, nel senso che io sono una delle ultime arrivate e sto imparando tantissimo, cerco di formarmi, di studiare, di capire, però mi metto anche nei panni di quelli che non ne sanno nulla di queste cose, di questo mondo. E Marta stamattina, la giornalista, ha avuto modo, perché ha avuto anche un po' più di tempo di comunicare con Monica, di capire di che cosa si sta parlando e di capire bene il problema. Infatti lei poi si è resa disponibile, subito dopo un po' che Monica, con il suo modo di comunicare molto efficace, ha saputo spiegarle nei dettagli di che cosa si sta parlando, e quindi lei è venuta dalla nostra parte per questo motivo, perché lei ha capito. Noi ogni tanto, secondo me, da quello che vedo, diamo per scontato che gli altri sappiano, che gli altri capiscano anche i termini che utilizziamo per esprimerci, per parlare di quello che stiamo facendo. Quando si parla con l'esterno, secondo me, non si deve dare per scontato nulla, perché all'esterno non ne sanno nulla e bisognerebbe riuscire a creare un messaggio che passi anche a chi non ha dimestichezza con questa materia, con queste cose qui. E secondo me, se riusciamo a creare questo tipo di linguaggio che è aperto anche all'esterno, saremo molto più efficaci, avremo molte più aderenze anche, perché alla gente serve solo capire prima e poi può fare una decisione in coscienza. Se non capisce, gli arriva un messaggio, ed è su questo che alcuni non giornalisti giocano, che è fuorviante. Noi dobbiamo fare attenzione a far passare il messaggio corretto, giusto ed efficace, che è quello che ha fatto Monica oggi e che è quello che fa Barbara sempre. Però un conto è quando noi parliamo tra di noi e un conto è quando ci esponiamo verso l'esterno. Dobbiamo creare un modo efficace di dire le cose. Se noi parliamo con i termini tecnici nostri, noi non ce ne accorgiamo più perché ormai siamo talmente addentro a questa cosa che per noi è scontato. Per l'esterno non è scontato e non possono capire. È vero, Elena, è vero, ma è anche vero che i giornalai si potevano informare. Hanno preso, ho visto io quando hanno mandato in onda lì, che mi girava il telefono, mi ha fatto vedere, sono andati anche sul sito, quindi, allora, l'ignoranza oggi non è più ammessa. Capisco i nostri termini per la panettiera, ma l'abbiamo fatto anche con il comunicato stampa, abbiamo fatto ore e ore anche di TV, perché è più di un anno che Lombardia TV
ci trasmette? Trasmette la voce del popolo dall'ultimo arrivato a quello più anziano che c'è qui dentro, Elena. Quindi chi vuol capire si informa. Anch'io non conoscevo neanche un termine DOD, DOID, eccetera, quando sono entrata, sono andata e ho studiato. Quindi se uno vuole può andare a informarsi un linguaggio diverso che vede là fuori. Però mi sembra che anche quando Barbara parla, parli corretto italiano. Io ho cercato di esprimermi comunque in corretto italiano, tutto il popolo, e ho detto anche a loro, andatevi a vedere le centinaia di ore di Zoom che abbiamo, perché se uno davvero vuole andare, va a vedere. Capisco che si possa non capire, però ti ho messo davanti il military order 2 o 3 volte, l'ho nominato, vai a vedere che cos'è. Vanno tutti su Google, Elena, non è che... Certo, allora, però il problema... Ti do ragione, comunque ti do ragione. Diamo spazio un po' a tutti perché sono tante mani alzate, eh? Io ho detto, fatto una comunicazione efficace, Barbara la fa sempre, ma quello che intendo dire è che quando si ha l'occasione di far conoscere a tante persone la verità, occorre prepararsi prima un modo di comunicazione che non è solo per quelli che già nel popolo ci sono, perché allora lì riesci a far capire a tantissime persone che una via d'uscita c'è, perché io vi assicuro che quello che voi date per scontato, ovvero che la via d'uscita è l'autodeterminazione, la maggior parte della gente non sa nemmeno che esiste. Allora bisogna mettersi nei panni di quelli che non sanno nemmeno che esistiamo e che cosa stiamo facendo, e che gli arriva la comunicazione che noi siamo una setta. Adesso c'è un articolo per l'Alto Adige che ci assimila ai nazisti, una setta che ha finalità naziste, quindi questa è la comunicazione che fanno i giornalai, come li chiami tu, Monica. Per evitare questa manipolazione, noi quando ci esponiamo verso l'esterno dobbiamo essere diretti e chiari, arrivare subito al punto. Se noi gli parliamo di military order, non sanno che cos'è il military order loro, lo sappiamo noi perché lo usiamo, ma non hanno la minima idea nemmeno di chi siamo e di che cosa facciamo. Questo io volevo dire. Comunque io vi ringrazio di cuore per tutto quello che fate e per come siete, e io continuerò a studiarvi, a studiare tutto quello che mi aiutate a capire, e chiudo qui. Grazie mille. Grazie Elena, passo la parola ad Anna. Io sto attivando l'audio, mi sentite? Sì, certo, Anna, scusa. No, perché mi dicevano riattiva l'audio e io... Allora, volevo intanto dire che è sempre difficile trovarsi nella situazione di Monica e se l'è cavata comunque alla grande. Mi rendo conto che comunicare a chi non conosce praticamente nulla, potrebbe essere importante fare delle comparazioni. Mi spiego meglio. Se incominciano a dire firmate con il rosso, facciamo vedere il timbro, bisogna che poi si possa portare l'informazione nel dire ma voi con l'ID digitale state firmando col nero, e quindi fare in modo che ci si renda conto che i colori possono avere un significato, far comprendere che l'inchiostro con la penna blu rispetto al viola, rispetto al nero, rispetto al rosso, ha un significato diverso. Cioè partire proprio, secondo me, dal dare informazioni basiche, semplici, elementari, in modo tale che chiunque ci ascolti, visto che è stata comunque un'opportunità di visibilità, possa quantomeno farsi delle domande e quindi avere il dubbio che se si firma con l'impronta digitale rossa rispetto che nero possa avere un significato, anche perché il nero è comunque un colore di morte, se vogliamo, no? E quindi equipariamo all'essere vivi rispetto all'essere una finzione, e quindi persone fisiche. E poi anche il discorso legato alla nazione, far emergere che siamo una nazione, cioè mettere un po' più in risalto il fatto che c'è questa nazione, e sempre per comparazione dire anche nella Repubblica di San Marino all'interno del territorio italico non si pagano le tasse, però va tutto bene perché come dire, è stata per consuetudine accettata questa realtà, e quindi far emergere
proprio un discorso di pagare, come ha detto Monica, le tasse giuste e soprattutto le tasse che ritornano ai cittadini. Se invece è tutto privatizzato e non torna ai cittadini, e basta guardare i disservizi delle strade, degli ospedali, della scuola, di qualsiasi altra realtà che dovrebbe essere pubblica, invece è privata e non funziona, perché immagino che negli ultimi anni tutti possano aver visto con i propri occhi i disservizi, e anche il discorso delle tasse è abbastanza generico come pensiero comune, che c'è una tassazione che va al di là della fattibilità, e quindi che non sono più contributi ma sono vessazioni, e quindi fare in modo da aiutare a comprendere che ci sono tasse giuste e tasse che invece non possono essere pagate perché vanno ad aziende private, in primis appunto quella che viene chiamata Repubblica d'Italia, cercare di infondere il dubbio sul fatto delle prove che la Repubblica non è una Repubblica, in modo tale che si possa far nascere dei dubbi. Ecco, questo penso che può essere da parte mia il... Anna, l'abbiamo già fatto stamattina, solo che oggi in quei pochi minuti lì non ti facevano sicuramente dire questo, volevano farci dire quello che volevano loro, io ho capito il gioco, ho cercato di dirglielo e quindi... Ti ringrazio per questa nota, perché volevo fare anche un'altra cosa. Visto che noi abbiamo le Zoom registrate, noi possiamo mettere in comparazione la registrazione dell'intervista fatta in mattinata e dopo i 20 minuti della loro intervista mandata online, in modo tale... È quello che stavo dicendo adesso agli altri uomini di qui... Io addirittura quando chiudiamo la metto subito su Facebook, anche quella di stamattina, sui social, di modo che se loro stasera mandano quella cosa lì mi dispiace per loro. Perché... No, io dicevo proprio chiedere a Davide, se è possibile, creare la comparazione. Sì, fare la comparazione, perché in questo modo chiunque la possa vedere si rende conto che c'è proprio una trasformazione che avviene quando c'è la possibilità di parlare anche attraverso una domanda fatta perché si vuole fare informazione rispetto alla domanda fatta per provocazione e fatta con pregiudizio. Tutto qui. Ecco, grazie. Grazie Anna. Passo la parola a Giorgio, se apri il microfono, Giorgio. Eccoti. Ciao a tutti, non so se mi sentite perché sto viaggiando in auto. Sì. Mi sentite? Ok. Niente, io volevo dire brevemente una cosa che ho notato non solo oggi con Monica e Antonio, ma anche con Barbara, quando sono andati sia le Iene e anche Rete 4. Aspettate un attimo che mi fermo, altrimenti. Praticamente tutti mettono in pratica lo stesso metodo. Usano un dramma del controllo dell'inquisizione. Arrivano lì non per intervistare, ma per inquisire, che è ben diverso. Quindi... A quel punto, quando ci si accorge che, come hanno fatto con Monica prima, tentavano di continuare ad accusare, bisognerebbe fare la domanda. Ma tu che cos'è che fai? Vuoi intervistarmi o vuoi inquisirmi? E a quel punto credo che le cose cambino. Oppure se uno è molto bravo che non ci casca, che continua, è meglio interrompere lì, perché loro sono bravi a fare queste cose. Quindi fare sempre la domanda: ma tu cosa fai? Fai il giornalista o fai il giudice? Sei qui per inquisirmi o per intervistarmi? Perché se vuoi intervistarmi, che vuoi capire le cose per farle capire al pubblico, è un conto. Se sei qui per farmi un processo, è diverso, cioè bisogna metterli davanti a quello che stanno facendo, capito? E secondo me
può cambiare, diciamo. Se hai sentito, glielo ho fatte anch'io le domande, anche a quella che parlava della parrucchiera, cioè, ho provato a farle finché me le lasciavano fare, capisci? Sì, Invece, no, ma poi proprio la succede che tutti domanda. dicono: no, non puoi fare le domande, devi rispondere. Eh no, cioè, te la faccio anch'io la domanda, scusa, eh. Esatto, ecco, ma io intendo proprio la domanda dicendo quello che stanno mettendo in atto, così li metti di fronte sia a loro che al pubblico a quello che stanno facendo, capito? Quando tu gli dici cosa fai, mi stai inquisendo o vuoi farmi un'intervista per capire la verità? Proprio facendogli la domanda, sia loro che il pubblico si rendono conto che stanno facendo qualcosa di sbagliato. Sì, lo Capito? so, non sempre è quella domanda sottomano, però gli ho detto: ma volete sapere la verità o volete invece andare avanti per la vostra strada? E io quello glielo ho detto, mi sembra di averglielo Sì, detto. è un tantino diverso, però. Ecco, perché quando tu gli chiedi se ti sta inquisendo, che è quello che sta facendo in realtà, questo penso che un po' si blocchi, eh. Sì, Vabbè, beh, comunque inquisizione non mi è venuto in mente, però va bene. sono sottigliezze che dobbiamo imparare a usare proprio per difenderci da questi attacchi, no? E anche perché in questi casi che andiamo di fronte al pubblico, anche il pubblico capisce. Capito? Tutto qui quello che volevo dire, eh? Comunque sei stata Grazie, Giorgio. bravissima, Sì. Monica. Grazie Ok. Giorgio. Ascoltate, allora io volevo capire anche prima che qualcun altro alzi le mani perché io non ho più tempo, devo lavorare, quindi o passo l'organizzazione a qualcuno in questo momento, mi dite quanto tempo abbiamo ancora perché non posso più fermarmi a gestire. Quindi 10 minuti va bene, se non si alzano più le mani ascoltiamo le ultime mani alzate. Monica, non so, dimmi tu se Sì, vuoi tanto aiutare. ce l'ho anch'io l'organizzazione, Non posso proprio. quindi Ecco, al limite ti passo qualche organizzazione. finiamo Grazie, tata. a breve che così, brava. Grazie. Intanto do la parola a questo punto a Rendil, ok? Poi io chiudo e si salva tutto, vero, Maria Stella? Ok. Io lascio aperto comunque, però c'è cioè, lavoro sotto, la registrazione la lascio andare, però Si ti stava passo. attaccando il computer perché ce lo si stava scaricando, Allora. quindi 2 secondi ancora perché a questo punto tolgo quell'impostazione che avevo messo per gli audio e torniamo a una situazione normale, se no devi tutte le volte dare. Io credo che. Mi senti, Monica? Tu sì, ti riesci a. sto ascoltando. Ecco. Vediamo se Arendil riesce a aprire l'audio, il microfono. Sì, Vai. ok. Ok, Ascolto perfetto. due, poi ci salutiamo. Grazie Maria Perfetto. Stella, Grazie grazie a voi, ancora. Più scusatemi, ma. veloci del Grazie. 118, eh? Grazie. No, io volevo solo fare un appunto, nel senso, se questi vogliono continuare a fare altre interviste, ma che le facciano in un modo in cui si può parlare, se la scusa è il fatto che non c'è il ritorno nei tempi giusti, o che se sono una trasmissione che si organizzino nel giusto modo per poter fare un'intervista dove si può parlare, domandare, rispondere in armonia. Semplicemente questo, perché in effetti è vero, insomma, tutto quello che si è detto. Grazie a Rendil Gianni e poi basta ragazzi. Ah, vabbè, c'è Angelo. Allora, buonasera a tutti. Allora, io volevo aggiungere quello che è successo a voi da parte della giornalista, come si chiama? Tele Lombardia si chiamano loro, giusto? Esatto. E quello che è successo a voi è successo anche a me in treno. Continua ancora a succedere queste cose anche in treno con me. Una donna controllore, la stessa cosa, mi facevo parlare. E dichiarava alla polizia al telefono che io sono persona, e ho detto io sono uomo vivente, in carne, ossa e sangue, non sono persona. E quella continua ancora a dire persona e persona e persona. Quindi anche la controllore Trenitalia, la stessa cosa come questi giornalisti, convinti che vanno avanti, che ci hanno ragione, ma hanno torto. Quindi proseguiamo tutti su questa strada e prima o poi la devono capire. Grazie. Sì, sono Grazie brevissimo. Gianni.
Grazie, grazie Monica, grazie Gianni. Sono brevissimo. In tecnica delle comunicazioni, chi comanda guida. Quindi è già stato tanto quello che è stato fatto, perché non è facile, soprattutto quando poi c'è anche una volontà specifica a trasformare quell'incontro in una forma inquisitiva favorevole al loro punto di vista, tra virgolette, che poi sia in disonore o no è tutto poi da vedere. Colgo l'occasione sulla proposta di Giorgio, che trovo estremamente interessante, e la definirei semplicemente: stabiliamo il contratto, ma non a telecamere spente, cioè nell'istante in cui si incomincia. Allora, qual è il contratto tra di noi? Cosa stiamo facendo? Qual è l'obiettivo che abbiamo? Tu hai l'obiettivo di informare? Sì, no. Se è l'obiettivo, perché lì a quel punto entra e dovremmo cercare forse di attivare quel senso del rispetto, dell'onore, della conseguenzialità, della coerenza rispetto al contratto stabilito. Facciamo un contratto. Ecco, soltanto questo, perché purtroppo in tecnica delle comunicazioni chi incomincia a domandare guida per l'altro che deve dare una risposta, molte volte deve arrampicarsi sugli specchi e spesso diciamo parole che trovano uno spazio di travisamento nel quale loro si tuffano a piene mani. E sono i voladores di Castaneda, no? Sono quelli che intervengono subito per ciucciare il sangue, per ciucciare l'energia di colui il quale fa di tutto invece per restare coerente al messaggio che vuole dare. Ma è evidente che è una lotta quasi impari, perché l'altro continua a domandare e noi ci troviamo nelle condizioni del povero Cristo che deve rispondere pur sapendo di essere nel giusto. Quindi forse quell'appoggio di Giorgio lo chiamerei proprio: stabiliamo il contratto col pubblico. Il pubblico cosa vuole? La verità o vuole che ci divertiamo a parlare di stupidaggini? No, cerchiamo di capirci. Grazie. Grazie Angelo. Comunque è quello che gli ho detto anche stamattina. Se facciamo, e lei mi aveva garantito che mi chiedeva chi eravamo e cosa facevamo, e abbiamo parlato anche della nuova governance. Invece oggi è stata un'altra cosa da parte del suo titolare. Ho visto che lei si è sentita in imbarazzo, ma noi l'avevamo stabilito. Io ho detto: va bene se mi chiedi le stesse cose che mi hai chiesto stamattina. Quando ho tirato fuori le cose, le bollette, c'è qua testimone anche Sergio, così, gli ho detto: scusa, perché dobbiamo parlare per forza di quelle cose lì? Stavamo parlando che voi volete sapere chi siamo. Eh no, ma dobbiamo partire dall'inchiesta, cioè da quello che sta succedendo, che sei su tutti i giornali, una cosa e un'altra. E già il fatto che hanno messo il mio nome visibile, hanno cancellato solo gli autografi, hanno messo il mio nome visibile e l'ho scritto anche in coopera, non mi va neanche un po', perché io ho anche comunque un lavoro, una reputazione da difendere, perché sto lavorando ancora con dei ragazzi, con dei bambini, e questa cosa non mi va bene per niente. Se poi tu, quando lei mi ha chiesto: ma vieni da noi a Milano, e anche l'operatore ha detto: se tu eri lì a Milano li avresti asfaltati tutti, perché guardandogli negli occhi era un'altra cosa, perché gli ho detto: se io non li vedo neanche negli occhi non mi piace sta cosa qui. Sì, gli ho detto: venite nella nostra di TV a fare l'intervista. E mi ha detto: e come facciamo? Una TV che va in un'altra TV? Sì, gli ho detto, non è mai successo. E vabbè, cominciamo adesso. Se volete la verità, se volete un'altra cosa, è un'altra cosa. Quindi se mi chiamerà così, io terrò il punto che deve venire in OPP Truth. Mi dispiace per lei, perché io a Milano non ci vado, a meno che prendano parte del popolo. E allora è un altro paio di maniche. Adesso volevo sentire, non di nuovo Elena, perché hai già parlato prima e vogliamo chiudere, ma lì da Maria Franca, Barbara e Lella. Guarda, qui siamo tutti d'accordo che va benissimo come è andata, siamo d'accordo con Vera che va tra noi, no? Definito bene. Chiarezza, ok? Anche se, ripeto, tu sei stata molto chiara, siamo tutti molto contenti che hai parlato te, lo sapevi già, io te l'avevo detto già stamattina. Sono d'accordo anche con Giorgio che dice, no, dobbiamo metterli di fronte un po' alla loro responsabilità, perché se l'Inquisizione ancora esiste, allora c'è un problema. Non avete visto che la DOD è chiusa, ma la sapete che cos'è la DOD? Ecco. Sì, faremo un po' di, tra noi, un po' di scuola, perché se, come dico,
sempre, non si è capito, le Iene non sono venute a casa mia perché io so Barbara Banco, ma perché io sono quella che si è esposta prima, ok? Ma adesso vedete che non vengono a casa mia, vengono a casa di tutti, quindi tutti dovremmo essere pronti a rispondere, e ve lo dico, siete pronti a rispondere, lo siete, basta soltanto mettere in fila un discorso in maniera da essere più chiari, incisivi e veloci possibile quando parliamo. Perché? Perché gli diciamo tutto quello che gli dobbiamo dire in tre parole e non possono interromperle le tre parole. 10 già sì, ma 3 no, capite? Quindi va benissimo. Questo ci dà un'altra dimostrazione che, bene o male, parlano di noi e quindi esistiamo. E se esistiamo non possono negare che c'è un problema, Houston. Che ci conoscono anche, che ci conoscono. Riconoscerci è una necessità che lo facciate voi sempre, per ma me io, e io per voi. Stop. Io gli ho detto anche Barbara, gli ho detto, sì, lascia pure aperto che tanto poi ci salutiamo. Ho detto chiaramente che anche usare Pia, come l'hanno usata di nuovo lì, perché nel loro filmato ho fatto vedere di nuovo Pia che si copriva con lo scialle che è andata, perché ce l'aveva anche detto, aveva paura fossero le Iene, e quindi poi si sono rivelati altri, però usarla in quel modo lì, una donna presa all'improvviso che è appena uscita dall'ospedale perché era stata a farsi una per un'operazione all'occhio, era andata a fare il day hospital, una cosa e un'altra, non è fare il lavoro che fate, è fare i giornalai, perché se fate i giornalisti andate davvero a fondo e devono venire nella nostra TV, mi dispiace per loro se vogliono la verità. È stata fantastica, lì ho detto no vabbè. E poi gli ho pubblicizzato Lombardia TV. Tutti, volete saperne di più? Tutti sabato dalle 16 alle 18 siamo su Lombardia TV, senza interruzioni pubblicitarie. Ce l'ha chiesto. E in gratuità, gli ho anche detto, vedi? In gratuità. Quindi, poi dimmi bene, perché se Marzia non vuole far vedere il suo nome, ok? Non possiamo mettere la Zoom di martedì. Allora, sì, Marzia è d'accordo su quello che è stato fatto martedì, è d'accordo sull'invio del suo exchange, back charge back e bill of land of exchange. Ha già fatto la traduzione per far capire che c'è scritto, ma vuole che poi quello che però mettiamo sul sito non abbia i suoi dati, perché c'è tutto praticamente, ok? C'è un numero di conto, eccetera, eccetera. Quindi sta già tutto in cancellazione. Perché? Perché non vuole che ci siano i suoi dati, ok? Sensibili. Per l'invio, sì, ma poi per la ratifica non c'è bisogno che tutto il mondo venga a sapere, no? Certo. È fatta già. A certo. Proposito, per chi non lo sa, stanotte alle 4:30 Andrea Nardini ha finito di fare gli invii. Sì. Questo è per far sapere al popolo che si lavora di giorno e di notte, si opera di giorno e di notte. Stamattina gliel'ho detto a Marta, perché mi fai dopo cosa fate, come fate nel popolo? Ho detto lavoriamo H24, vedi tu. Ragazzi, c'è da stiamo stringendo... anzi non le stiamo stringendo noi, a me mi pare che le leggi universali, la madre in giro e sta tirando un tantinello, come dire, si sentono un pochino stretti. Sì. E vi posso dire una cosa? Sì. E ne parlerò quando avrò fatto il secondo incontro con quest'uomo, ma ci stanno, stanno convergendo delle energie planetarie, che non avete idea, veramente si sta aprendo tutto, quindi datemi il tempo di continuare il dialogo con quest'uomo, che è un altro uomo che vi dico, me, quando incontro sta gente mi sollevo, ok? Specialmente se stanno nei posti dove sta quest'uomo. C'ero, non ero sola, chiaramente lo sapete, io non mi muovo mai da sola, anche se sono incontri più ristretti, c'è sempre qualcuno del popolo, chi mi conosce lo sa, e quindi c'era anche Maria Franca, c'era anche Lella, c'era Thomas, c'era Alessia, c'era Patrick, insomma non eravamo pochi,
Eppure questo incontro che si ripeterà il prossimo mercoledì e che, dove delineeremo alcune cose molto importanti, questo è a favore, come sempre, di tutti. Siamo molto attenzionati, ve lo dico, non soltanto in Italia, siamo molto attenzionati. Perché? Bah, perché siamo complottisti. Io adoro, adoro, senza d'oro, senza l'oro, vi amare. Un abbraccio forte, stasera ci sarà una bellissima Anche noi, grazie, grazie, grazie. Se potete tutti mettete sui vostri social chi li ha l'intervista di stamattina, perché così stasera chi guarda Brava Monica. Lombardia sa già la verità prima che loro trasmettano di nuovo la menzogna, visto che siamo forti e visto che noi siamo stati onesti a non mandare questa in diretta YouTube perché ce l'hanno chiesto per non andare davanti a loro, ma quella di stamattina noi la mettiamo. Esatto. Stasera, se Giorgio riesce, ok, cioè se Giorgio, scusami Giorgio, ti vedevo lì davanti. No, se Davide riesce, la fate partire a 8:30 prima della nostra Zoom del giovedì, di modo che anche di là va a 8:30. Ok? Bene. Perché io così gliel'ho detto, io mantengo la parola e poi gli ho detto. Non vorrei essere in quel giornalista che ha scritto quella falsità, che so come si chiama Valerio tal dei tali lì, perché le leggi divine fanno il loro corso e sul popolo sono lì, ci proteggono. Quindi cavolacci loro. Poi mi verrebbe da fare anche una visitina al sindaco che ha parlato in quell'intervista. Monica Sodella, ascolta, scusami, ti ho chiesto amicizia su Facebook perché ho detto così, quello che metti te, metto io, facciamo consuetudine, quindi ecco, te lo volevo Sì, te chiedere. l'avevo già data tempo fa, mi sa, vabbè, vado a rivedere. No, allora si vede. Perché io non lo guardo quasi mai, io pubblico le nostre cose, pubblico quello che facciamo, Lombardia TV, questa roba qui e basta. Ok? Grazie a tutti. Brava. Bacioni, Ciao Anna, bacioni a Canino, grazie, a tutti, grazie, dappertutto. buon Grazie proseguimento di Giovanni. giornata. Ciao a tutti. Grazie. Ciao Ciao Monica. a tutti, A grazie. stasera, ciao a Buon venerdì tutti. stasera. Ciao ciao.